Oggi è una giornata di studi alla Scuola di Polizia di Pescara, la Polgai, sul tema della vulnerabilità delle vittime di maltrattamenti e di violenza, un tema delicatissimo su cui si confrontano sia giuristi che operatori delle forze dell'ordine, ma per saperne di più abbiamo in diretta proprio dal convegno il nostro Luca Pompei. A te la linea, Luca. Sì, Carmine, siamo nell'aula magna della scuola di polizia per il controllo del territorio. Siamo con il direttore ospiti, del direttore Francesco Zerilli, che ha organizzato questo interessantissimo convegno sulla vulnerabilità e gli aspetti di criminologia e con assoluti relatori di grande prestigio. Un momento intanto interessante per gli alunni di questa prestigiosa scuola, ma vogliamo dire anche rispetto alle riflessioni dell'opinione pubblica su temi così delicati, no, direttore? Sì, infatti abbiamo voluto che la scuola per il controllo del territorio di polizia fosse oggi il teatro per un momento di approfondimento molto molto rilevante. Quindi scuola di polizia non soltanto per diciamo l'insegnamento e l'apprendimento da parte dei frequentatori di tutto quello che concerne le tecniche di controllo del territorio, sia dal punto di vista pratico, operativo che teorico, ma anche un momento per approfondire alcune tematiche che attengono assolutamente all'intervento degli operatori di polizia, specie al primo intervento, perché normalmente nelle situazioni appunto di vittime che subiscono un certo tipo di reati, di vittime cosiddette, denominate vulnerabili, è proprio l'operatore di polizia, il nostro agente che si trova sulla volante, il primo a trovarsi ad intervenire. Quindi è fondamentale capire bene cosa si deve fare per cercare di impostare bene la situazione fin dal suo primo manifestarsi. Ecco, lo ricordiamo, sono intervenuti il sostituto procuratore di Chieti, dottor Ciani, il magistrato di Cassazione Aldo Aceto, il professor Giuseppe Orfanelli e il primo dirigente della Questura di Milano, la dottoressa Alessandra Simone. Quindi, se vogliamo, abbiamo affrontato a 360 gradi tutto ciò che riguarda questo tema. Sì, questo era un po' il mio intento e grazie alla collaborazione di tutti, specialmente degli illustri relatori che sono intervenuti, credo che forse ci siamo riusciti. Cioè, abbiamo preso questi fenomeni e li abbiamo analizzati sotto i loro molteplici aspetti. L'aspetto giuridico, l'impostazione, quindi capire di che fattispecie si tratta, come riconoscerla, l'aspetto operativo dal punto di vista di cosa si deve fare, che appunto la dottoressa Simone, che dirige la divisione anticrimine di Milano, ha spiegato nel dettaglio quali sono le procedure da mettere in atto, l'aspetto dell'interpretazione in chiave psicologica, criminologica di determinati comportamenti che ci è stata illustrata dall'esperto nel settore, che è il professor Orfanelli. Quindi, penso, spero, insomma, di aver dato una visione ampia del fenomeno in questione. In conclusione, direttore, ci avviamo alla conclusione di questo anno accademico. Tra poco meno di un mesetto ci sarà una bella manifestazione per questi ragazzi dopo tanta fatica. È vero, infatti i nostri agenti in prova del 204° corso, che oggi sono qua tutti presenti, stanno per terminare il loro periodo residenziale qui presso questa scuola, dopodiché avranno altri 3 mesi, diciamo, di prova pratica, per così dire, negli uffici a cui saranno destinati. E a fine del mese di giugno faranno il loro giuramento solenne per poi iniziare la loro vita operativa. E noi di Rete 8 seguiremo anche questa manifestazione. Carmine, è tutto da qui dall'aula magna della Scuola di Polizia di Controllo per il Territorio. Vi ricordo che entreremo nel merito con le interviste ai protagonisti di questo convegno nel corso di uno speciale che andrà in onda questa sera. A te la linea, Carmine.